Prima partita storica nel massimo campionato d'eccellenza per il Nova Fate a domicilio, la squadra di Giorgi aveva già debuttato domenica scorsa trovando il successo esterno sul campo del Massa Lombarda. All'Urbini Casali ospite il Massi Torello che dopo il KO del primo turno cerca i primi 3 punti in stagione. Formazione a completo da sottolineare la prestazione di Vallesani e di Bari ma soprattutto di Bonenti. Per il Nova Fate, oltre agli squalificati Torromani e Baldinini alla lista assenti, si aggiunge Basilico. Il Nova Fate crea dopo un minuto la prima palagol. Radici mette in mezzo, Pasolini imbocca l'appuntamento con la rete. Il Massi replica direttamente dalla bandierina con il colpo di testa di Bari sventato da Fusconi con la complicità del montante superiore. Dialogo a memoria attorno a quarto d'ora tra Bonenti e Grimandi. Il numero 10 non inquadra il bersaglio. Alla mezz'ora un pallone perso a centrocampo in vola proprio all'esterno gialloblu. Il numero 7 Bonenti parte in quinta e a un certo punto sterza facendo partire un bolide che si stampa all'incrocio dei pali con Fusconi battuto. Gio perfeziona il disimpegno. Nella ripresa il neo entrato Fregnani, partito dalla panchina, offre a Cazzadori il pallone dell'1-0. Fusconi respinge d'istinto, passano 3 minuti e gli ospiti sfruttano al meglio una serie di pertugi con la palla che alla fine giunge sul piede di Bonenti. Tiro angolato ma non irresistibile, decisiva in questo caso una deviazione sfortunata di Giacobbi. 0-1, ospite. La partita è aperta, bella vincente, qui Maneo rischia il quasi autogol, ma il pareggio è solo rimandato di 120 secondi, un certo Fliat serve in area di rigore Pasolini, protezione della sfera del centravanti, girata e pallone scaraventato alle spalle di Campi, un movimento alla Giroud che ricorda anche la fede calcistica dell'attaccante in maglia numero 9 acquistato nella sessione estiva. Iniziano gli episodi da Moviola sul traversone di Fiat. Molosai, nel tentativo di proteggersi il viso, colpisce nettamente il pallone con le braccia in piena area di rigore. Vediamo la dinamica a velocità ridotta per chiarire l'intento e l'episodio. L'arbitro non fischia e sulla ripartenza il Masi rischia di fare malissimo. Discesa sulla destra di Cazzadore, gran progressione la sua, attraversata al centro per la corrente. Toffano che si divora un gol fatto spedendo la sfera sull'esterno della rete. Il Nova Fate ringrazia, dall'altra parte Pasolini apre per Fiat. Il centrocampista inventi stile no look per Evaristi. L'ex Pietracuta scarta Campi in uscita, infilando il pallone del sorpasso in fondo alla rete. Il Massi Torello replica con il tiro dalla distanza di Medi, controllato in corner da Fusconi. Altro episodio in area ospite con il Nova Fate che recrimina per un penalty non concesso, ma questa volta Fiat si lascia andare in piena area di rigore. Il replay ci mostra quanto segue. Salonia mette alla prova la resistenza degli uomini di Giorgi che sfiorano il Triss in contropiede, ma tra i gol e la doppietta di Pasolini c'è la mano di Campi a dire di no. Extra time. Terzo rigore richiesto alla Nova Fate, protagonista sempre Fiat. Il giocatore, su suggerimento di Evaristi, con velo di Pasolini, viene toccato al di fuori dell'area di rigore. Il replay evidenzia ciò e ci chiarisce anche in questo caso qualsiasi dubbio. All'ultimo affondo, il Nova Fate riesce a sventare lo spettro del pareggio con una gran chiusura che vale quanto un gol a firma di Foschi. 2-1, 6 punti, 2 gare, gran biglietto da visita per essere la prima volta in questa categoria. E domenica al Vindi, scontro diretto nel derby con il Pietracuta.